Ed entriamo in studio per passare la linea al collega di Portogruaro Rosario Padovano che ha con sé un ospite. Sì, parliamo della soluzione di una vicenda che si trascinava da troppo tempo. La sezione di Portogruaro della Lega Nord era commissariata. Presidente Prataviera o segretario provinciale? Segretario. Segretario. Segretario Prataviera, dunque finalmente avete il Papa, cioè è spuntato il nome della persona che dirigerà la sezione della Lega. Ce lo vuole dire in anteprima? Sì, fumata bianca, unanime, unica candidatura, per cui significa anche una condivisione di tutti gli iscritti della Lega Nord verso un unico obiettivo, che è Tifogliani, che di certo non è una figura nuova nel panorama di Portogruaro politico, ma soprattutto anche Consigliere della del Lega Santa Nord. Cecilia, se non sbaglio, Anche consigliere del Santa della Fondazione Cecilia Santa e Cecilia. quindi una persona che è già impegnata anche nel Portoguarese, una persona che ha dato tanto durante gli ultimi 2 anni. Vorrei ringraziare perché ha svolto un grande lavoro e vi posso dire che è molto difficile fare il commissario in una sezione che è stata commissariata per svariati motivi, ma soprattutto legati agli scarsi consensi elettorali. Affrontare 2 campagne elettorali, l'ultima lo scorso anno, e quindi io vorrei ringraziare Giampaolo Zaramella, che è anche segretario di circoscrizione del Che è stato Portogruarese, commissario. che è stato commissario e che ha dovuto farsi carico di una situazione pesante, ma che ha portato oggi finalmente alla definizione della nuova segreteria, al nuovo direttivo di sezione di Portogruaro. Però nelle elezioni amministrative la Lega Nord è andata in un certo modo, in quelle nazionali e regionali, insomma, non si può dire che le cose siano andate male. No, infatti c'è stata questa dicotomia del voto da parte degli elettori, dei cittadini di Portogruaro, che nello stesso giorno hanno votato Per il Daniele doppio. Stivale e lo stesso giorno per Bertoncello. Esatto, e quindi hanno votato il doppio per Daniele Stival, Lega Nord, comunque Lega Nord, ma tutta la lista della Lega Nord, e Luca Zaia, e metà invece poi hanno ridato la stessa fiducia a Portogruaro. E questo è stato il punto più importante nella definizione anche della nuova segretaria, che deve essere un soggetto che fa da collettore di tutti i portoghesi e sarà in grado di farlo assolutamente. Ringraziamo Emanuele Prataviera, linea alla redazione centrale. Buonasera.